Siamo qui presso l'ex caserma Cadorna e qui dove da pochi giorni è stato realizzato lo sportello polifunzionale del comune di Arezzo. E come potete vedere, praticamente dietro di me c'è il nuovo ufficio e le luci sono tutte accese nonostante oggi sia un normale giorno lavorativo, che è martedì 15 dicembre. Però il problema è che siamo a un orario molto insolito in cui gli uffici sono chiusi. E chiaramente gli utenti non sono all'interno di questa struttura. Infatti è ben mezzanotte e mezzo. Quindi ecco, fino a che si tratta di parlare bene, di riempirsi la bocca di belle cose, di risparmio energetico, va tutto bene. Ma quando andiamo poi nel concreto a vedere se veramente viene rispettato questo principio che è universalmente valido e da tutti condiviso, ecco, vediamo che le luci sono accese e gli uffici, ripeto, sono chiusi perché è mezzanotte e mezzo e gli utenti, i cittadini, gli aretini non ne usufruiscono perché chiaramente è un orario di chiusura. Ecco, come vedete, questi sono i nuovi uffici dello sportello polifunzionale del Comune di Arezzo. E come ho già detto prima e lo ripeto, si tratta di un orario molto insolito, è mezzanotte e mezzo e gli uffici sono chiusi, nonostante le luci siano accese come se fosse un normale orario lavorativo. Gli uffici sono molto belli, indubbiamente, però il problema che è emerso in questi giorni e che sicuramente emergerà sempre più nel futuro è che questa nuova struttura, che sicuramente sarà frequentata da molti aretini, perché giustamente è uno sportello al pubblico, avrà bisogno di parcheggi riservati o comunque di parcheggi a pagamento, giustamente. Però chiaramente la Cadorna sappiamo già che è già sovraffollata, sovrautilizzata, ci sono dei grossi problemi anche sul futuro della destinazione di questa piazza. Probabilmente non sarà più destinata a parcheggio. E quindi ecco, anche qui abbiamo creato una struttura nel centro storico. Una struttura che deve essere al servizio dei cittadini, quando poi magari i cittadini devono andare a mettere la macchina a qualche centinaio di metri da questa struttura. Quindi sicuramente non è un buon servizio per gli aretini, che sicuramente emergerà nel futuro molto molto imminente.